Rai alle 834 su Radio DJ Worth It. Sapete che il mercoledì è gradito ospite l'ottimo Danilo da Fiumicino. Buongiorno Zozzoni. Bene, benissimo. No, sono stanco. Ieri sera ho fatto tardissimo. E come mai? Perché base Radio Verità. Ma c'era un palinsesto ieri sera, incredibile, perché c'era Real Madrid. A che ora è iniziata? Che? La Real Madrid, la partita alle 21, te lo dico io, perché se no, io don't forget lo registro. Gabriele, io ti mando lui segue, faccio la telecronaca ogni volta del programma. È bello, però, il messaggino. Ma questo non c'è un cazzo che è venuto a fare. Ecco, ma non la puoi non sapere Paolo Vallese. Allora io rosico, lo sai, perché conosco tutte le canzoni italiane a memoria, però non posso partecipare al programma. No, perché? È perché il regolamento. Ma non è, ma perché che lo conosci? Ma che regolamento? Anche Veronica. Non si può. Pensa, una puntata insieme. Io e Veronica, capito, che ci sfidiamo. Oh, bella. La facciamo, sai che la facciamo come uno speciale interno nostro. Che bello. Solo l'idea di sentirti cantare secondo me fa il botto. Bello, una bella idea. Adesso comunque ieri c'era Real City, ma che partita hanno fatto? Quello chiamatelo in un altro modo, perché altrimenti io quando mi vedo il calcio, quando mi vedo la Serie A, mi deprimo. Quella chiamatela Sfintricchio. Ho visto la sintesi e c'era Caressa che non ha finito i superlativi. Era arrivati i superlativi assoluti, dove comincia a dare i colori. Abbia finito anche la voce. No raga, ma era un continuo, perché solitamente quando guardi veramente le partite di Serie A hai il tempo di vedere il telefono, di distrarre, di andare a fare il caffè, c'è addirittura la pausa pipì prevista nelle partite nella quale tu fai pipì e non ti lì non ti potevi proprio un attimo muovere. Poi c'era Arsenal Bayern Monaco, ma erano in contemporanea serie. 2-2, no, ho messo tutto, ferma. Andiamo alla rubrica e poi c'era l'intervista di Fedez. Io quindi tutto ho messo, capito, c'avevo tutto, e poi c'avevo anche Don't Forget come poi fino alle 9:30. Chi ha vinto? Ieri, lo sai, non me l'aspettavo. Pareggio, vero? Stato ieri pure lì. Che è successo al campione? Me l'aspettavo che il campione campionasse così. No, non è andato neanche al duello. Pensa un po'. Pensa a sta pippa. non ho mai creduto in lui. Ma non c'è mai creduto. Ti pare poi che sta cosa è successa? Prima c'era campionessa, è durata 250 puntate. E adesso no. Un giorno che non vedo questo mi esce la selezione. Vabbè, andiamo alla sigla. Va. Su DJ ogni mercoledì, noi siamo sempre qua, tu dove vai? Stai qui, il speaker preferito da tutto lo stivale, con i tre zozzoni sono gente che vale. Andiamo con diciamo ha fatto caso. Ora mi sono reso conto che il mio primo intervento del mercoledì è un aspettando il secondo intervento. Che è quello bello, capito? Dopo ci saranno notizie belle e belle. Ma oggi sono proprio belle. Ma anche ci ha mai fatto caso, sono molto belli. Ci ha fatto caso che ogni volta che c'è un fenomeno astronomico, tipo l'eclissi solare, dicono ci sarà una volta ogni 500 anni. Sì. Ma tu c'hai quell'impressione che nella tua vita è successo tipo 70 volte. Sì, ma perché dicono? Non è totale. Poi c'è quella parziale. 90%. Ho scoperto che nel 27 da Roma una la possiamo abbastanza vedere. È un pezzetto. In realtà, se vai a sud di Lampedusa, nel 27 la vedi totale. Però è in pieno mare. Quando sta roba succede a Roma, sembra che in Gabbiano passa tanti al sole. Hai visto? Proprio. Non spicchietto così. Tu stai lì mezz'ora. Sarà successo. Cioè, mi ha fatto caso che solo nei formaggi. Sì, anche nei salumi si quantifica l'età in mesi. Cioè, tipo 36. Perché non lo fanno con il vino? Questo è giusto. Noi ci abbiamo fatto la prima domanda. Sono di più, cioè, nel senso che. Non è che un vino di 18 mesi. Per esempio, c'è il novello. Novello spera che sia di pochi mesi. Sennò che cacchio novello è? Novello 6 mesi. Non è stupida come osservazione. Te lo dico. Mi sono reso conto mentre mi mangiavo il mio parmigiano reggiano una settimana, perché è quello che costa di meno. È bianco. Ci hanno fatto caso che se faccio la piegatura. Piegatura. Piegatura.
ci hanno fatto caso che se al ristorante uno solo del tavolo chiede la bistecca ben cotta, succede un macello, ragazzi. Succede un macello, tutti: oh, non si magna ben cotta, al sangue, un macello. Che però si apre il dibattito, ma ti fa male. Si ferma tutto il ristorante. Quando uno chiede, guardi, io la vorrei più cotta. A bassa voce, cameriere, venga qui. La vorrei ben cotta. No, poi il terrore, il terrore negli occhi del poverino il cameriere quando tu gli dici: me la fa tra ben cotta, ben cotta. Esatto. Allora aspetti, la vuole ben cotta, medio verso ben cotta, media, ma come dice Giorgio non si deve vedere rosso. Ma bagna la cotta, rosso. Ma che cazzo è? Bravo. Tra poco torniamo con notizie belle belle. Eminem Without Me alle 844. A proposito di numeri 342 000 700, ci dicono che in realtà anche per i vini si possono usare i mesi. Ragazzi, non è vero. Per esempio, per i metodi classici si dice è stato 36 mesi sui lieviti. Ciao ragazzi, da Gianluca. Grazie Gianluca, bevi. Ma questo... il prosecco, lo spumante. No, il parmigiano. Parmigiano. Lo metti sui lieviti. O il pane, forse. Il pane. Vabbè. Comunque, anche la storia della cottura della carne. Ci dicono che dovrebbero fare nei ristoranti una sorta di numerazione. Guarda, certo. Negli Stati Uniti c'hai rare, well done, medium. Sì, però giustamente c'è qualcuno che dice dovrebbero fare almeno 5 livelli. Me la fa 3, così almeno. Ma io mi immagino il tipo che sta dietro la griglia sabato sera, c'ha 700 coperti e tira sulla carne, fa ben cotta, tutta uguale. Cioè, ma come fa? Gabriele l'ha buttata là, ma Giorgio, di quelli che la vuole media, tra il medio e il ben cotta, che non è ben cotta, ma anzi media, è tra è media, quasi ben cotta, è la rottura di scatola, è bruciata. Fatela a casa, non i coglioni ai poveri, pochi. Ma passiamo a notizie belle. Ragazzi, allora voi non potete capire quanto è bello vivere come me, cioè leggere solo notizie belle e non stare lì a intristirsi, capito? Bastanzi. Passiamo alla prima notizia, notizie tutte vere. Sì. Questo è il periodo più terribile per gli allergici, ci sono problema con il polline. Finalmente hanno trovato il rimedio definitivo per l'allergia al polline. È un fertilizzante da spruzzare su tutte le piante. Bella idea. Su tutte le piante presenti in città, e trasforma il polline, proprio le particelle di polline, in praticamente cocomeri. Le particelle diventano grosse come dei cocomeri e non ti danno non ti entrano in naso, né negli occhi, come da nessuna parte. Okay. Però c'avrai la città piena di queste palle, enormi, però nessuno starnutirà più, capito? Bene, molto bello. Ma perché cocomeri? Potevi farle un po' più piccole, sì, il naso non c'entra. No, la notizia è questa. Ma un arancio ti c'entra. Esageriamo. Ma l'hanno fatta, è la notizia. Ricordiamo notizie vere. Trasformare in incenso, che uno lo annusa, un odore buono. No, proprio mannava ho letto sta notizia, era questa. Siari hanno fatte tirato fuori il colore. Notizia bella bella tua e te la fai come ti pare. Posso chiederti ufficialmente scusa? Hai ragione. In Nevada hanno trovato un insediamento con dei resti di un... In Nevada, ho capito, in Nevada. Di solito gli insediamenti di resti preistorici trovano sempre da quelle parti. Cioè, Nevada, stavano là, insomma. Hanno trovato un insediamento con dei resti di un uomo preistorico che dovrebbe risalire circa 21.000 anni fa. La cosa strana è che attorno a quest'uomo preistorico non hanno trovato manco un utensile, questo non c'aveva voglia di far cazzo, raga. È il primo proprio pigro. Si è estinto dopo una settimana. Però non c'aveva niente. Non mangiava. A un metro il telecomando. L'uomo non mi va di fare un cazzo. C'era già, quindi vedi. Non c'aveva proprio i pollici, niente. Perché proprio non doveva via niente. Quindi è così. La notizia fresca, arrivata proprio adesso. È stato deciso di spostare il giubileo del 2025. No. Nel
nel 2035, regà. Ma perché? Per permettere dei finisti i lavori che ci sono. Quindi nel 2035 ci sarà quello di... proprio. Ma se non è scritto, bastano, secondo è scritto, me non bastano. Lo sai da che mi è nata sta notizia? Sì. Ieri mia mamma mi ha detto, ma lo sai che devono fare uno svincolo davanti casa mia? Ah. Io ho detto, ah, quando, lo devono fare per il giubileo. Io ho detto, sì. Ma sì. È una notizia che è uscita. Come? Ma come? Cioè, è domani. Cioè tra una settimana. Oh, te lo giuro, l'ho letto l'anno, e sono andato a leggere, è vero. Ed è vero. Nel 2035 ci sarà il giubileo del 2025. Questa è anche un po' satira. Anche politica. Certo. Piegatura delle notizie belle belle. È stato scoperto in Brasile il bradipo più veloce del mondo. L'hanno chiamato... Scusami, ma è quello di ieri della storia tese, il famoso bradipo missile. Sì. È quello. Ecco. L'hanno chiamato Carl, in onore di Carl Lewis, e l'hanno beccato con una telecamera nascosta, pensate un po', andava a 50 km all'ora. Mazza, tanto. Quindi la scienza si sta chiedendo, ma non è che i bradipi sono tutti veloci? Però quando vengono ripresi... si fermano. Due tre stelle. Vanno piano piano. Che cacchio è? Chi è che mi sta riprendendo? Poi... Vanno piano piano. Poi come uno si distrae, spariscono. E quindi mo siamo rimasti con sto dubbio. È un dubbio lecito, grazie all'etologo Danilo da Fiumicino che ha riscritto la storia dei bradipi. No, dopo, ci vediamo dopo. Sì, sì, certo. Ci vediamo domani. Ma come? Aspetta, c'è Tananai e poi ci salutiamo, dai. Tananai, veleno. Danilo, a te l'onore di spiegare ai non romani che cosa si intende quando noi diciamo mi sale il veleno, c'ho il veleno, che è sia nell'accezione positiva che negativa, no? Vabbè, quasi sempre per la rabbia, diciamo, quando sei arrabbiato, oppure quando diciamo ti sale la cazzimma. La cazzimma. Pensa che mi viene in napoletano. Il fomento. Bravo. Un conto è avvelenarsi, bravo. E un conto è, diciamo, avere il veleno per qualche cosa. Citavamo appunto durante il disco i Corveleno, che salutiamo chiaramente. La storia del rap in Italia, sì, diciamo. Sì. Piotta Corveleno. Sì, sì, sì. Grazie Stella, grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Simone che è stato a Milano, grazie Previ, grazie Danilo. Con te torniamo domani. In apertura alle 7:30. Non ti dimenticare. Buona giornata da parte di Giorgio, Gabriele e Furio da Milano. Ciao.